Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi andremo a sostituire dischi e pastiglie a questo BMW Serie 5. Vi faccio vedere quelli nuovi. Eccoli qui. Questi sono i dischi. Queste le pastiglie. Qui abbiamo un sensore di usura pastiglie montato su un singolo lato, precisamente lato guida, lato sinistro. Ad ogni modo, iniziamo subito, ma prima come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Prima operazione da effettuare è controllare il livello del liquido dei freni all'interno della vaschetta. Qui dobbiamo assicurarci che non ce ne sia eccessivamente, in questo caso siamo sotto la metà, quindi stiamo veramente tranquilli. Questo perché nel caso in cui ci dovesse essere troppo liquido, quindi nel caso in cui dovessimo avere un livello del liquido eccessivo, dobbiamo aspirarne un pochino. Questo perché può capitare che qualcuno precedentemente abbia inserito erroneamente del liquido all'interno della vaschetta, cosa che non bisogna mai fare, perché il liquido non se ne deve mai aggiungere, ma soltanto sostituire. Quindi se qualcuno lo avesse fatto, nel momento in cui andremo a comprimere i pistoncini delle pinze, il liquido chiaramente torna indietro nella vaschetta, sale il livello e se ce n'è troppo nella vaschetta stessa questo fuoriuscirà. Ma non è il nostro caso, quindi procediamo a prendere il crick, sollevare l'auto e rimuovere la ruota. Mettiamo sempre un cavalletto di sicurezza al di sotto. 17 e svitiamo. Eccoci qui, questo è il sensore delle pastiglie. Fa un po' un giro particolare. Passate a qui. Qua c'è un fermacavo. Un altro fermacavo. Un altro. Un altro. E qui all'interno di questa cassettina in plastica c'è il connettore. Qui abbiamo questa piastra con molla, questi qua sono elastici. Bisogna andarla a sganciare. Stiamo attenti perché è tutto in tensione, quindi salta. Okay. Teniamola comoda con una pinza. Nella parte posteriore abbiamo questi due cappucci da rimuovere, questo qui, sono cappuccetti in plastica. I due coperchietti appena rimossi nascondono due bulloni esagonali da rimuovere con una brugola da 7.
Vabbè, si è staccato, non importa, tanto abbiamo quello nuovo. Difficilmente riusciremo a rimuovere un connettore vecchio. Ora dobbiamo comprimere il più possibile il pistoncino in modo che riusciamo a far uscire la pinza. Per farlo, dobbiamo in questa insenatura qui, ecco qui, mettere un cacciavite piatto piccolino tra pastiglia e disco, in modo da allargare lo spazio e quindi far rientrare il pistoncino della pinza il più possibile. In questo modo. Allarghiamo un altro po'. Ok, adesso dovremmo farcela. Sì, abbiamo abbastanza gioco da far uscire la pinza. Mi raccomando, ovviamente stiamo attenti al tubo dei freni qui. Non si vede nulla. Ora sì. Mi raccomando. Ok, abbiamo una pastiglia qui. È praticamente finita. È da sostituire. L'altra pastiglia invece è rimasta agganciata ovviamente nel pistoncino. Eccolo qui. Abbiamo ancora attaccato il connettore del sensore di consumo pastiglie. Prima di rimuovere il portapinza, andiamo a svitare questo bullone qui che tiene il disco, perché ci faciliti il lavoro, visto che nel momento in cui lo andremo a svitare, il disco ovviamente girerà. E allora inseriamo un cacciavite nelle alette del disco in modo che si blocchi qui al portadisco. Brugola da 6 e svitiamo il nostro bulloncino. Lo possiamo lasciare anche lento, senza svitarlo completamente perché lo rimuoveremo dopo. Ora ritorniamo nella parte posteriore. Mi sistemo un attimino. Eccoci qui. Due bulloni da svitare con una chiave da 18, questo e più in basso quest'altro. Ovviamente con una mano svitiamo il bullone, con l'altra teniamo il portapinza, altrimenti ci cade. Finiamo ora di svitare questo bullone qua che regge il disco. Qui abbiamo quello nuovo, ovviamente. Non viene via facilmente, diamo qualche leggero colpettino di martello. A mali estremi, estremi rimedi. Adesso, prima di iniziare il rimontaggio, andiamo a pulire qui il mozzetto con una spazzola d'acciaio, anche la pinza
il portapinza e arretriamo completamente qui il pistoncino della pinza stessa. Nuovo. Utilizziamo del grasso a rame antigrippaggio qui sul mozzetto per evitare appunto che il disco si vada a saldare di sopra. Pinza. Qui abbiamo 110 Nm. Invece abbiamo 16 Nm. Ho già applicato qui del grasso a rame, così come sulle pastiglie dove si appoggiano qui, praticamente qui e qui. Come ben sappiamo, questa operazione va fatta per evitare che le pastiglie fischino, o meglio, le pastiglie possono fischiare per tantissimi motivi, ma almeno stiamo sicuri che per questo motivo qui non fischiano. Ovviamente evitiamo di fare lo smusso laterale perché abbiamo dei dischi nuovi, quindi senza gradino, e procediamo con il montaggio. Spazzolati, se vogliamo, diamo anche qui un leggero filo di grasso a rame e li possiamo reinserire avvitandoli con la nostra brugola da 7. Nm.
rimettiamo i nostri tappini. Ora abbiamo qui il nostro fermetto. Allora, iniziamo da sotto, quindi agganciamo questa aletta qui, piano piano. La facciamo salire il più possibile. Esce così, quindi esce. Poi incastriamo quest'altra e ora andiamo avanti. Siamo un po' troppo alti, quindi giù. Siamo ancora alti. Ora ci siamo. Infatti si è incastrata. Ok. Concludiamo il lavoro sostituendo il sensore del consumo delle pastiglie dei freni. E per farlo, siccome il percorso è un po' lunghetto e tortuoso, man mano che rimuoviamo il cavo vecchio, posizioniamo quello nuovo. Iniziamo appunto dal connettore presente all'interno di quella scatolina in plastica di protezione. Lì è molto semplice, c'è una linguetta da premere e contemporaneamente tirare il connettore stesso. Così possiamo successivamente inserire quello nuovo e riposizionarlo all'interno della cassettina. Ovviamente, man mano che liberiamo il cavo vecchio dai passacavi, incastriamo quello nuovo. Ovviamente dall'altro lato l'operazione è praticamente identica, eccetto che da lì non abbiamo il sensore delle pastiglie. Quindi una volta finito il lavoro da questo lato ci possiamo spostare sul lato destro, ricordandoci prima però di dare qualche pompata al pedale del freno in modo da distribuire il liquido che sicuramente sarà salito il livello nella vaschetta dal momento che abbiamo arretrato il pistoncino. Come al solito, già discorso fatto diverse volte, stiamo attenti durante le prime frenate perché per i primi chilometri l'auto non frenerà bene, le pastiglie si dovranno assestare, quindi ci sembrerà che la frenata non sia come al solito. E soprattutto evitiamo di effettuare, per quanto possibile ovviamente in sicurezza, di effettuare frenate brusche perché le pastiglie si potrebbero pietrificare e quindi indurire, perderanno le loro caratteristiche frenanti. Allora, ripeto, per quanto possibile durante le prime frenate non effettuiamo frenate brusche e prolungate. Posizionato il cavo nella sua posizione lungo tutti i fermacavi, colleghiamo lo spinotto alla pastiglia stessa. Ovviamente il sensore deve essere lato disco, ossia lato pattino della pastiglia, in modo che nel momento in cui la pastiglia si va ad usurare, il sensore potrà leggere e inviare il segnale alla centralina.
Concludiamo il lavoro andando a pulire per bene il disco utilizzando un pulitore per freni e infine riposizioniamo la ruota. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok. Passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!